Tutte, eccoci qua finalmente per un video molto atteso da voi e tante tra voi mi hanno chiesto appunto questa recensione e io quindi la dovevo fare con lo stesso sui denti. No. È una palette banale, costa troppo. Questa volta ha toppato, i rossetti non sono validi, il mascara non è un valido mascara, non fa quello che dice, insomma quante se ne sono dette, me l'avete massacrata, avete massacrato Clio e io sono qua per recensire i suoi prodotti finalmente. Allora ragazzi, questa recensione arriva tardi per una serie di motivi. Intanto perché io non sto acquistando make up, non ne acquisto più, semplicemente per il motivo che non mi serve. Guardate quante ne ho, ho fatto un decluttering veramente matto e disperato, quindi alla fine sono rimasta con pochi prodotti e sto utilizzando sempre solamente quelli proprio perché voglio utilizzare i miei soldi in altro. Non vado più ad acquistare ogni cosa che esce quando esce, anche perché non avrei la possibilità. Ma ragazze, quando vedete delle recensioni tempestive o che addirittura anticipano le uscite delle nuove collezioni di make up, perché appunto le ragazze ricevono i prodotti, se io non li ricevo sinceramente non posso andare ad acquistare tutti i prodotti per fare le recensioni, non potrei, non lo farei sinceramente, non lo sapete, questo non è il mio lavoro, mi piacerebbe che lo diventasse, se mai lo diventerà lo farò, ma al momento faccio quello che posso. Quindi detto questo ragazzi, specificato anche questo perché in tante mi avete chiesto davvero questa mia opinione, questa recensione, passo subito a dirvi cosa penso e a mostrarvi appunto le cose che io ho acquistato di questo brand. Diciamo che ho avuto un po' di problemi anche per quanto riguarda la possibilità di ordinare e di ricevere i prodotti, proprio perché erano sempre out of stock, nel senso che non erano disponibili, quindi c'erano dei colori, per esempio per quanto riguarda i rossetti liquidi c'erano delle tinte che però io non volevo, dei colori che io non volevo, quindi volevo aspettare questa che era quasi sempre sold out, così come anche mi è stato difficilissimo reperire proprio la palette e il mascara, quindi mi sono fatta dare mi sono fatta avvisare tramite mail di quando i prodotti sarebbero stati disponibili, appunto ho ordinato subito e quindi quando poi ho avuto tutti i prodotti ho potuto fare questo video. Allora, la prima cosa che vi voglio recensire è questa, che secondo me è una palette che è stata bistrattata ingiustamente sul web, perché è stata definita appunto banale, è stato detto che costi veramente un botto, che quindi costi troppo. Sono state mosse molte critiche a questa palette, a partire appunto dal pack, che è in semplice cartone, quindi è un cartonato molto leggero, molto sottile, come ben potete vedere, che però io ho amato proprio per tutte queste motivazioni, perché sinceramente io trovo che le palettine fatte così, se il cartone se il cartone è rigido, se è effettivamente solido come pack, sia appunto la confezione più semplice da portare in viaggio. Tra l'altro la cosa che mi piace un sacco è che facendo una leggera pressione da dietro ci sono proprio i buchetti che ci consentono di farla, le singole cialde possono essere tirate via e quindi se vogliamo portare via una delle cialde lo possiamo tranquillamente fare, quindi questa è anche una cosa che mi è piaciuta tanto. Colori banali non direi, o meglio non più di tante altre palette che si vedono in giro, i colori ragazzi sono questi, anzi io penso che all'interno di questa palette rispetto a molte altre ci siano dei colori veramente versatili e facilmente combinabili tra loro, e mi piace anche Gotham, il tanto criticato Gotham mi piace un sacco perché trovo che sia un colore per andare a scurire la piega, o che può essere anche utilizzata appunto come eyeliner o semplicemente appunto nella parte inferiore dell'occhio, diverso dal solito, quindi un grigio diverso dal solito che sinceramente non mi è dispiaciuto assolutamente. Non vi faccio gli swatches in questo video perché i video che precedono il mio sono tantissimi, quindi se volete andare a vedere gli swatch o online o comunque anche sul sito stesso di Clio o nei vari video lo potete fare tranquillamente. Quello che mi preme è dare proprio la mia opinione in relazione a questa palette, che devo dire mi è piaciuta tantissimo. La consiglio, la domanda che mi è stata fatta di più è: la consiglieresti Carmen? Di te ci fidiamo, dici se la consiglieresti, e proprio per questo motivo vi dico, la consiglierei a chi è alle prime armi, soprattutto perché il range di colori al suo interno si presta benissimo a questo, e soprattutto a chi non ha molte palette nella sua makeup collection, quindi vuole acquistarne una per cominciare a giocare tra virgolette col makeup. Questa ha tutto quello che serve per poterlo fare ragazze, perché vi consente di fare trucchi da giorno, trucchi da sera, trucchi più elaborati,
trucchi più semplici che vanno appunto dal nude a quelli un pochino più strong. Io per esempio l'altra sera sono uscita e ho messo semplicemente questo su tutta la palpebra. Ho messo questo qui su tutta la palpebra e questo, ragazze, è veramente un colore, secondo me, strepitoso. E quindi ho fatto un figurone, tra l'altro mi sono trovata veramente benissimo. Rilascio di colore ottimo, quindi ottimo rilascio di colore. Non spolverano, quindi non fanno fallout. Sono facili da sfumare, contemporaneamente sono molto pigmentati, il che non va sempre di pari passo, nel senso che molti ombretti che sono molto pigmentati, quando poi li andate a mettere sull'occhio fanno macchia, non sono facili da sfumare, eccetera. Invece questi lo sono. Inoltre sono molto burrosi ed è una cosa che caratterizza proprio Clio, il fatto di definire gli ombretti burrosi, e l'ha voluto, secondo me, questa cosa riportare all'interno di questa palette, perché è quello che ho notato subito, cioè sono molto setosi, sono facili da stendere e soprattutto ci sono dei colori molto molto molto, ripeto, versatili, mi piacciono un sacco. Ci sono sia matte che shimmer, e poi c'è questo colore qui, Superstar, e anche Gotham, che mi piacciono tanto e non li considero assolutamente dei colori banali. Quindi Carmen, ce la consigli? Sì, ve la consiglio con tutte queste premesse necessarie, ma comunque se anche siete collezioniste di make up e volete avere appunto la palette di Clio Makeup, assolutamente sì, io ve la consiglio. E secondo me anche il paragone con altre aziende, come per esempio può essere Mulac, come può essere anche Huda Beauty, o come può essere anche, che ne so, una palette Naked, è tranquillamente fattibile, nel senso che il costo è ben rapportato alla qualità del prodotto. Tra l'altro, se voi pensate che un singolo ombretto in cialda, per esempio di Kiko, costa 9 o ora addirittura 12 euro, sinceramente è un costo, in questo caso costa intorno alle 32 euro, se ben ricordo, e sono 2, 4, 6, 8, 10 ombretti, assolutamente secondo me il prezzo ci sta tutto. Passando agli altri due prodotti che vedrete poi in seguito nel video e sui quali voglio darvi subito un'opinione, l'unico sinceramente che non ricomprerei è il mascara, perché non mi ha colpito più di tanto. Lo vedrete in azione e vedrete come io effettivamente rimango tra virgolette delusa. La delusione nei confronti dei mascara, per quanto mi riguarda, però deve essere presa con le pinze, perché io sono dell'opinione che se non avete delle ciglia belle di vostro, trovare un mascara che le allunga, le volumizza, le incurva e tutto quello che vorremmo avere da un mascara è difficilissimo. Quindi trovare il mascara dei nostri sogni è difficile, è veramente raro che io resti entusiasmata o entusiasta da un mascara, e anche in questo caso ciò non è accaduto. Aggiungiamo a questo il fatto che ha uno scovolino troppo grosso rispetto a quelli che utilizzo io di solito, è fatto così, vedete, lo scovolino è fatto in questo modo, quindi la forma, la tipica forma cicciotta è un po' più stretta al centro, che dovrebbe rendere più facile l'applicazione del mascara, ma nel mio caso, per la mia palpebra e per il mio occhio, ciò non accade, anzi mi va a sporcare la palpebra superiore, per cui questo all'uso, quindi durante l'utilizzo, non mi è piaciuto, e sinceramente per questi motivi sempre non ve lo consiglierei, lo vedrete successivamente. Mentre per questo vi posso dare un'opinione più precisa, come anche per la palette, perché anche la tinta l'ho utilizzata due o tre volte, adesso non ricordo precisamente, ma tutte le volte con risultati positivi. Ottima tenuta, ottima stesura, ottima texture, e soprattutto non tira le labbra, cosa fondamentale per me per un rossetto liquido, è che fanno quasi tutti i rossetti liquidi tranne questi qua, per esempio di Pixi. Tra l'altro vi ho trovato assolutamente il dupe perfetto di questa, se non sbaglio, ragazzi, aspettate un attimo che non ricordo, è che è identico, ragazze, sia a guardarlo dalla boccetta che da fuori. Volevo mostrare quanto sia uguale questo qui di Clio, che è precisamente il Nude Sunday. Sono stata un sacco di tempo per poterlo trovare, perché non c'era mai. E questo qui, che invece è di Pixi, ed è il Pastel Petal. Praticamente sono identici, 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 identici.
identici in tutti i sensi, perché li ho trovati simili anche per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto in sé. Cosa mi piace di questa tinta qui, almeno di questa tinta, perché poi può anche capitare, ragazze, che scegliendo un'altra tinta, quindi altri colori, in realtà la resa non sia uguale, perché il pigmento contenuto all'interno del rossetto liquido può modificare le caratteristiche anche in termini di tenuta o di comfort sulle labbra. Per quanto riguarda quella che ho io e che ho potuto provare fino alla solo questa, appunto, la Nude Sunday, mi è piaciuta veramente tantissimo. Io la metto, rimane su, non tira assolutamente, vi ripeto, la sento molto confortevole, e la cosa che mi piace tantissimo, come vedrete poi anche successivamente nel proseguo del video, è il fatto che si setti subito, nel senso che voi l'andate a mettere e subito si asciuga, non appiccica, non tira. Vedete, parlate, io non sento le labbra tirare, cosa che la fa, cosa che fanno moltissimi, la maggior parte dei rossetti liquidi, non si sgretola, non lascia macchie, non fa loni particolari, non deve essere ritoccata. Io l'ho ritoccata giusto una volta sola, però sono stata fuori 8 ore. Quindi detto questo, ragazze, perché sono stata veramente lunga, vi lascio al proseguo del video e vedrete quindi alcuni dei prodotti che sto utilizzando di più all'opera. Vedrete questo trucco realizzato, che tra l'altro è uno dei trucchi che faccio più spesso e di cui mi chiedete sempre notizie. Io ultimamente lo facevo con questa palette, ma non ve lo dicevo perché vi volevo un po' fare la sorpresa. Nel frattempo l'avevo comprata, l'avevo testata e vi volevo dire appunto le mie opinioni. Quindi, ragazze, 3, 2, 1, guardate un po', insomma, mostruosamente qua. Dunque, ho fatto un po' la base, adesso ci saranno un po' di problemi di luce perché la luce è alle mie spalle, però ragazze, questa è la mia postazione, non potevo sistemarmi diversamente. Proviamo insieme questa palette oggi, o meglio, la uso assieme a voi perché l'ho già provata, però ho messo una foto su Instagram e veramente in tante mi avete chiesto: Carmen, utilizzala, dici cosa pensi anche tu, eccetera, perché in realtà questa palette è stata molto massacrata, e con essa anche la sua creatrice, ossia Clio, nel senso che io allora io parlo, ragazze, e mi trucco, e poi nell'info box vi scrivo tutto perché altrimenti non se ne esce, quindi facciamo così. Se guardo lì è semplicemente perché devo assolutamente vedere quello che faccio, quindi capiatemi. Dicevo, è stata massacrata, mi avete massacrato Clio, perché un sacco di ragazze, di persone, non lo so, probabilmente un po' spinte anche dalla invidia, direi che in questo caso non è assolutamente sana, hanno bocciato questa palette per una serie di motivi. Hanno criticato il pack, che è in cartone, hanno criticato il prezzo, hanno criticato il fatto che sia qualcosa di già visto, che comunque i colori non sono niente di trascendentale, eccetera eccetera. Intanto provo un po' di nuovi prodotti insieme a voi, tra cui questo pennello qui di Essence, che è un pennello duo, nel senso che da una parte c'è la parte più cicciotta per sfumare appunto l'ombretto nella piega, mentre da questa c'è da quest'altra parte c'è invece la parte più piccolina per andare a definire un po' il make up, quindi a portare i colori appunto laddove li si voglia portare. Diciamo che appunto in linea di massima il concetto è, secondo me, ragazze, che se comunque siete delle ragazze, delle donne che appunto non posseggono make up, che non hanno make up, che non hanno una palette, acquistare questa palette per esempio potrebbe essere un'ideona, perché ci sono, come potete vedere, tanti colori molto versatili, ben abbinabili fra loro per fare sia trucchi da giorno che anche da sera, e sinceramente credo che siano delle tonalità veramente adattabili a tutti gli incarnati, per cui è una palette che possiamo definire basica, con anche dei colori interessanti, come per esempio questo qui che è Superstar, col quale si può andare a fare anche un punto luce per esempio sull'occhio, oppure utilizzarlo a tutta palpebra, eccetera eccetera. Io in questi giorni l'ho utilizzata prima di parlarvene, anche perché in realtà questi prodotti li ho acquistati da tanto, da un bel po' di tempo, e ve li ho mostrati solo di recente proprio perché avevo fatto questa lunga assenza su YouTube,
Devo dire che la trovo una palette valida. Ovviamente ritorniamo al discorso per cui appunto se avete già, se siete piene di palette, sinceramente io non vi direi andate a comprare la palette di Clio per avere una palette nuova, diversa, mai vista prima, con dei colori stratosferici, ci sono delle cose diversissime, eccetera. No, questo non lo direi. Io per esempio l'ho acquistata proprio spinta dalla curiosità di volerla provare e me la sono un po' tra virgolette regalata dopo aver fatto un consistente smaltimento di make up. Mi sono detta vabbè, adesso devo acquistare qualcosa, voglio acquistare i prodotti di Clio proprio perché appunto volevo provare quello che lei aveva portato sul mercato, quello che lei aveva appunto proposto, per una serie di motivi. Intanto perché comunque io ammiro tantissimo Clio e quello che ha saputo fare appunto su YouTube. Secondo me ci sono tante persone da criticare su YouTube, ma tra queste Clio e Nicole io non le criticherò mai, semplicemente, quindi Kiss and Makeup, semplicemente perché, a parte il fatto che sono tra le prime che ho seguito e quelle che tra l'altro seguo ancora, quindi tra quelle italiane che ancora riesco a seguire, sinceramente loro ragazze si sono fatte, nel senso che Clio è stata la pioniera per quanto riguarda YouTube Italia di questo filone di intrattenimento, quindi di quello che appunto riguarda il beauty su YouTube, la linea beauty su YouTube, che ha appunto poi ispirato tutte noi. Ovviamente tutte noi abbiamo aperto il canale, chi ha aperto un canale di make up l'ha fatto proprio sulla scia di Clio Make Up. Quindi ragazze, io non potrei mai assolutamente né criticare e né dire che non ha saputo, che Clio non ha saputo cavalcare l'onda o non ci ha saputo fare. Ci ha saputo fare e come, ed ha avuto anche non solo una buona dose di iniziativa, ma anche una grandissima dose di coraggio e di voglia di fare, secondo me. Per cui ragazze, io non me la sento di dire e disputare su di lei come tante fanno, per tanti motivi secondo me sbagliati molte volte, quindi non la criticherò mai per questo motivo, ma non perché c'è una sorta di timore reverenziale, anzi io vi dico che se, per esempio, vi dico tranquillamente, lo dico pure a lei se mai dovesse guardare questo video, che a me per esempio non piace la maggior parte dei trucchi che fa, non mi piacciono. Discorso troppo lungo ragazze, che non posso appunto fare in questo video, assolutamente non ce la farei mai a trattarlo in questo video, col rischio poi di essere anche fraintese. Vado a mettere anche un po' di colore più scuretto, vado a metterlo qui un po', mi piace ultimamente fare questa ombreggiatura sotto l'occhio, non tanta perché lo appesantisce, ma un pochino. Non l'avrei comprata se appunto non fosse stato per i motivi che vi ho detto prima, ma se dovessi consigliarla appunto a una ragazza che cerca una palette carina, versatile, con colori molto portabili sui toni del nude eccetera, insomma io lo farei sinceramente. Poi non spolverano, almeno ragazze, per quanto mi riguarda i colori non spolverano, hanno una scrivenza veramente notevole, mi piace un sacco come scrivono e come rendono, il payoff è un flick ed è una cosa fondamentale per me, perché tante volte noi andiamo a sgocciare i colori, quindi li prendiamo con le dita, sulle dita il rilascio di colore è tantissimo ed è notevole, poi andiamo a metterlo sull'occhio e questo sparisce proprio come se non fosse stato mai messo, per cui in questo caso ciò non avviene e devo dire è un punto a suo favore. Quello che poi mi dispiace è vedere che molte volte appunto si spara a zero così, senza motivo, senza un motivo effettivo, semplicemente perché appunto a parlare è l'invidia. Io lo noto tanto anche per quanto riguarda me nel mio piccolo, e io non sono Clio, però per esempio, che ne so, quando ricevo dei prodotti e metto delle foto su Instagram, se in una foto in cui faccio vedere dei prodotti che ho acquistato ricevo 400 like, in quella in cui dico, tra l'altro liberamente dico, che ho ricevuto quei prodotti, i like sono a malapena 100, quindi perché questo succede secondo voi? Ragazze, rispondete, perché non vorrei poi essere tacciata di
dire delle cose così campate in aria, in realtà secondo me la pensate pure voi come me, e cioè che quel che muove il mondo ormai è l'invidia. E questo è, ecco ragazzi, io ho fatto un make up che faccio molte volte, spesso e volentieri, con tutte le palette, nel senso che vado semplicemente a mettere il colore chiaro sulla palpebra mobile, poi intensifico un po' la piega, quindi sfumo il colore nella piega e intensifico un po' la parte finale dell'occhio, poi vado a pulire con la spugnetta, ovviamente l'ho fatto sotto la base, quindi pulisco qui i lati con la spugnetta e poi vado a mettere l'eyeliner. In questo caso utilizzerò la matita di Pupa, anch'essa una new entry, e vado a farlo in separata sede, torno subito. Ok, sul viso ho messo semplicemente questa, se la trovo, eccola qui, che è la BB cream della Saponaria, che sto utilizzando tantissimo, davvero è molto semplice da utilizzare. Qui c'è il video in cui appunto la testiamo insieme, l'abbiamo provata proprio su strada. E come blush questo qui, che è un trio di Kiko, che ben si presta appunto a tutti gli usi, quindi un all over che può essere utilizzato in vari modi. E adesso andiamo a provare insieme a mettere questo, questa tinta di Clio Makeup, che è la Liquid Love, la Nude Sunday, che non potevo non prendere questa, ragazze, perché è proprio nelle mie corde. Andiamo a provare la tinta, vado a fare un contorno. Con questa qui, che è appunto Symbol, mi pare, sì, che è di Neve Cosmetics, e poi vado con la tinta. Ok, la cosa che mi piace delle tinte di Clio, o meglio di questa che ho io, è che appena si stende si setta, quindi si asciuga subito, non tira le labbra. L'ho provata due volte finora in realtà, però entrambe le volte mi ha dato questa sensazione, per cui io la promuovo assolutamente. Quindi questo è il make up finito, adesso vado a sistemarmi i capelli e ci vediamo per i saluti. Questo è quanto, io spero che questa recensione, questa mia opinione, seppur arriva un po' in ritardo, vi sia stata utile. Tra l'altro me l'avete chiesto in tante, io vi invito su tutti i miei social, che sono tutti questi qua giù, vi invito anche a iscrivervi sul mio canale e ad attivare le notifiche cliccando sulla campanella in modo da non perdere i prossimi video. Vi mando un grande bacio e ricordate che vi voglio bene, vogliatemelo anche voi. Ciao!